Ben trovato, popolo del baseball, in una nuova, questo nuovo anno per Talk of Win, una nuova stagione. Cominciamo subito, visto che purtroppo abbiamo avuto qualche problema tecnico e abbiamo dovuto posticipare di una ventina di minuti l'inizio della trasmissione. Come sempre, a fianco a me c'è il direttore di GrandeSlam.net, Daniele Mattioli. Ciao Michele, un saluto a tutti voi amici da casa e anche al nostro ospite di questa sera. Il nostro ospite di questa sera, visto che come promesso in questa prima puntata del 2014 Talk of Win tornava a tingersi di rosa, è Greta Longagnani. Buonasera a tutti. E voglio dire una cosa, che i 20 minuti di ritardo sono tutta colpa mia. Purtroppo ho avuto problemi con la mia webcam, quindi mi dispiace per il ritardo davvero. Non c'è problema, Greta, l'importante è aver risolto i problemi. Cominciamo subito con la solita domanda, ovvero chi è Greta, sportivamente parlando? Allora, O se prima vuoi dirci chi è Greta nella vita. Greta nella vita, guarda, è una ragazza molto semplice, è una ragazza che è molto legata al softball, che il softball ha amato da quando ha 9 anni, infatti è iniziato con la società Crocetta, quindi è una passione che coltivo sin da piccola e che mi ha sempre seguito nella vita, anche nello studio, perché avendo partecipato all'Accademia di Tirrenia, softball e studio andavano sempre di pari passo, come l'anno scorso per la mia esperienza americana al college, softball e studio erano sempre il mio duetto, mi ha accompagnato per tutta la vita e davvero non potrei farne a meno, non saprei davvero come fare. Benissimo, hai appunto accennato al tuo inizio, quindi dici un po' più nello specifico come ti sei avvicinata, penso, al baseball all'inizio, Sì, credo, era e baseball. raccontaci un po' i tuoi primi passi nel diamante. Allora, è molto divertente la storia di come ho iniziato, perché io del baseball non ne volevo sapere, io piangevo perché sia mia madre che mio padre hanno giocato per anni. Ora mio padre è l'allenatore della nostra squadra, purtroppo. No, scherzo. E mi hanno detto: Greta, ascolta, non è obbligatorio che tu faccia proprio baseball o softball, devi fare uno sport. Sei piccola, provalo. Le lacrime, non ci voglio andare, non lo voglio fare, fa schifo, io non ci gioco, è da maschio. Ho detto: Greta, lo provi e poi decidi. Ho fatto questa ora, oretta e mezza, penso, con la Crocetta, che è stata la mia prima società. Sono uscita dalla palestra, c'era mia madre con una faccia preoccupatissima perché pensava di trovarmi arrabbiatissima, in lacrime. L'ho guardata e gli ho detto: Mamma, quando è il prossimo allenamento? Allora da lì si è capito che non avrei più potuto farne a meno. E ha continuato per la Crocetta ancora fino alla categoria cadette. Dopodiché ci siamo fusi col collegio perché per entrambe c'erano problemi a formare categoria cadette e under 21. E dopodiché la Crocetta, non avendo più la possibilità di fare altre categorie, sono diventata definitivamente del collegio softball. Bene, e dove giocavi all'inizio, posizione in diamante? Guarda, mi hanno cacciato all'esterno della serie. Stai lì, fai meno danni possibili, non ti muovere, prendi la pallina solo se necessario, perché i ragazzini con cui giocavo da piccola giocavano già veramente da 4-5 anni. Perché sto pensando tuttora a una mia compagna di squadra di collegio, anche lei ha iniziato con me alla Crocetta, però se non sbaglio lei ha iniziato 3 o 4 anni prima di me, quindi erano bambini che comunque erano molto più bravi di me. Quindi per darmi il contentino di giocare, per far giocare tutti, mi mettevano in una posizione dove i danni potevano essere contenuti perlomeno. Quindi ho iniziato come esterno e poi mi sono spostata in terza ed è un ruolo che non ho mai perso. È un destino comune purtroppo quello di essere sbattuto. Sì, No. È un penso di destino un po' a sì. tutti, quantomeno all'inizio. Invece i primi passi nel softball? I primi passi nel softball li ho fatti alla Crocetta. Mi ricordo che ormai dal baseball, non mi ricordo in che categoria le ragazze non possono più giocare. Comunque era il nostro ultimo anno e abbiamo iniziato a formare una squadra ragazze. Il numero c'era, sempre più ragazze venivano alla Crocetta perché interessate, e abbiamo iniziato lì e
mi ha veramente formato, la crocetta. Ho avuto la fortuna di avere delle allenatrici fantastiche, fantastiche. L'Erica Cattabiani e la Dindo Bertolini saranno sempre delle allenatrici che porterò nel cuore perché mi hanno insegnato veramente tanto. Fin da piccola la disciplina, l'Erica ce l'ha insegnata a tutti, la Cuzza la chiamano. Ci ha insegnato veramente a stare in riga sin da piccolina e devo dire che sono contenta che me lo abbia insegnato già da così giovane perché è qualcosa che serve davvero nello sport e fuori. Sono contentissima di aver iniziato lì. Daniele, una domanda sul. Ma domanda, vorrei anticipare i tempi con diciamo, quanto sta dicendo Greta, perché prima lei ha citato l'Accademia di Tirrenia, però mi sa che Sì. deve ancora arrivare, diciamo, nel tuo racconto. Guarda, avendo giocato alla crocetta da quando a 9 anni fino ai, poi vabbè, ero in concomitanza, giocavo sia a crocetta che con l'ecchio fino ai 14, ai 15 sono partita e sono andata in accademia. Allora, la domanda è come questa vita in accademia, perché se ne parla tanto, si sentono sempre giocatori dall'accademia, l'accademia com'è? Cioè, è davvero studio, gioco, oppure raccontaci insomma qualcosa. Guarda. Allora, tutti pensano che l'accademia sia un posto dove la gente va, si diverte e non fa niente. Non è vero. L'accademia è un posto che devi avere la coscienza che andrai a vivere lontano da casa. Non avrai il tempo che pensavi di avere a casa per divertirti, uscire, vedere gli amici, tornare a casa. Guarda, ti dico solo la mia giornata tipo. Ci svegliavamo alle 6:30, ti prepari, vai a far colazione. Prendi l'autobus, vai a scuola, perché alcuni frequentano la scuola privata all'interno dell'accademia, ma la maggior parte, quando c'ero io ora, purtroppo non so, la maggior parte frequentava la scuola pubblica, quindi passavi quelle 6 ore a scuola, tornavi con l'autobus, pranzavi, poi dalle 3:30 alle 7:30 stavi in campo, dalle 7:30 cenavi e se avevi bisogno facevi le cure fisioterapiche e poi ti mettevi sullo studio. E ti devo dire, ci vuole tanta forza di volontà perché fare le nottate fino alle 2 del mattino sui libri, perché il giorno dopo c'è da preparare la versione, come dicevamo prima, e è dura, devi veramente saper stringere i denti, però mi ha dato tante soddisfazioni, non tanto, cioè non solo per il softball, ma anche per le persone che ho incontrato, perché vivendo lì 3 anni si è instaurata come una piccola famiglia e saranno i ricordi più belli che avrò. Una Davvero. curiosità, quante volte ti sei addormentato dicendo greco latino? Non ho sentito. Quante volte ti sei addormentata alle 2 di notte mentre traducevi greco latino? Troppe, cioè sono riuscita a rovinare una pagina, adesso non mi ricordo quale del dizionario perché ho pensato bene di addormentarmi sopra e sbavarci, mi sono proprio addormentata talmente di peso che ho rovinato 1 o 2 pagine di dizionario, non so, guarda, vorrei fartele vedere perché ho detto non le strappo, non le tolgo perché guarda, le devo far vedere perché questa è dedizione allo studio proprio, È un cimelio. è un cimelio, per me è un cimelio. Sì, tra l'altro Greta, so che la scorsa settimana sei tornata su a Tirrenia per la Sì, preparazione, credo, pre-campionato. io e altre 4 ragazze siamo state a Tirrenia ad allenarci insieme a Marina Centrone e siamo tornate abbastanza provate da questa settimana perché, sai, lavorando siamo in poche, quindi hai la possibilità di lavorare bene, di qualità, poi con i tendoni che offrono al CONI, le palestre, insomma. L'allenamento è veramente di alto livello, quindi abbiamo lavorato veramente bene e ovviamente il fisico ne ha risentito e i lividi che ho addosso parlano da sé. Sì, ho visto, sono usciti anche qualche video sulle sessioni di training avete faticato moltissimo, No, purtroppo. allora, precisiamo che quello era un dopo palestra e come tu ben sai, quando sei stanca la mente veramente produce idee
bizzarre. E diciamo che ci abbiamo visto questo tormentone di questa canzone di Miley Cyrus e ho detto perché noi non lo facciamo in palestra? E l'abbiamo fatto in palestra. Ti ho visto anche utilizzare tapirulani in modo non proprio consono. abbiamo provato la nostra atleticità, abbiamo provato a vedere quanto resistevamo a camminare sulle mani sul tapirulan. Purtroppo gli effetti alcuni sono stati un po' disastrosi, non so se avete visto la facciata di una delle ragazze che era con me, però è stato molto divertente, abbiamo concluso bene la giornata. No, vabbè, ci sta assolutamente, anzi è una cosa, diciamo, forse propria di tutti gli sport a fine allenamento, sì, diciamo, sì. Tra virgolette le cazzate ci stanno, ecco, per stemplare sì, un sì, po'. Sì, assolutamente. Aspetta. E torniamo un po' sul... Vediamo sul... il linguaggio a casa, grazie. Torniamo un po' sul softball giocato e non so, vuoi dirci invece i primi passi nell'Italian Softball League? Guardi, i primi passi della ISL sono avvenuti l'anno scorso, perché fino all'anno prima abbiamo militato in Serie A2, poi c'è stata la necessità di squadre che si iscrivessero, essendo arrivate nelle finali, semifinali playoff, perdonami, hanno chiesto la nostra disponibilità e la nostra dirigenza è venuta a chiederci se cosa ne pensavamo, se la squadra se la sentiva e tutte all'unanime abbiamo detto sì, vogliamo fare l'ISL, cioè è un'occasione che non vogliamo lasciarci scappare. È vero che guadagnarsela sul campo è tutta un'altra cosa, però non ci lamentiamo di assolutamente che ci fosse stata chiesta perché serviva una squadra per tappare i buchi dei gironi della 1. E diciamo che io purtroppo l'anno scorso, essendo arrivata a maggio, ho perso tutta la prima parte di campionato, quindi il mio esordio in ISL è stato veramente breve, avrei voluto viverlo fin dall'inizio, ma non, come sapete il college americano si basa su dei mesi diversi rispetto alla nostra università, va da metà agosto a dicembre, da gennaio a metà maggio, quindi avendo iniziato, se non sbaglio, perdonatemi ma la memoria non mi aiuta, a fine metà marzo il campionato, io tutta la prima parte l'ho persa. Però è stato bello comunque riuscire a vivere l'intergirone e la seconda metà di campionato, è stato veramente un bel salto di qualità. Io sono rimasta spiazzata perché la 2 è veramente tutt'altra cosa rispetto all'ISL. Non abbiamo vinto molto, ma io, guarda, devo essere sincera, sono molto orgogliosa di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo fatto una gran bella figura per essere le nuove arrivate, abbiamo fatto una gran bella figura come squadra a livello tecnico e a livello di gruppo, e quindi io sono soddisfatta del nostro esordio. Hai fatto giustamente riferimento agli Stati Uniti, raccontaci questa importantissima esperienza a Pensacola. Questa qui è stata un'esperienza di cui sarò eternamente grata alla mia coach Peña, che mi ha ospitato alla Pensacola, e allo staff della nazionale che è venuto a riferirmi subito di questa opportunità di poter giocare negli Stati Uniti. È stata un'esperienza più che per il softball di vita, perché io non ero mai stata negli Stati Uniti prima. Sì, l'inglese lo sapevo, ma l'inglese da scuola, insomma, non ti prepara proprio a viver via, quindi ero terrorizzata dall'andar via, però ho detto a un'occasione così non posso lasciarmela perdere. Sono andata, ve lo dico, sono arrivata all'aeroporto di Miami, facevo la fila per il passaporto, per il visto, che piangevo, ho detto non voglio, oddio, rimettetemi sull'aereo. Ero terrorizzata da questa, cioè un mondo completamente diverso, non avendolo nemmeno mai visto in una vacanza studio, ero davvero spaventata. Poi quando ho iniziato a conoscere i professori, gli allenatori, la squadra, ho trovato un gruppo fantastico, infatti mi hanno messo a mio agio subito e credo che la mia esperienza là sia stata tanto bella grazie a loro, per il gruppo che c'era. Perché ho trovato una squadra che pur essendo arrivata per ultima, ha saputo inserirmi all'interno della squadra in una maniera straordinaria. Davvero, mi hanno fatto sentire subito parte di questa loro famiglia.
E devo dire che è stato un periodo molto intenso, perché lì ti alleni dall'1:30 alle 6:30 tutti i giorni, e se non ti alleni giochi, trasferta, studio, esami. È stata un'esperienza particolare, molto particolare, e che voglio assolutamente rifare, e che spero rifarò ad agosto. Andrò via ad agosto. Sai già dove? Ho ricevuto delle offerte e adesso con gli allenatori e gli assistenti per gli studenti stranieri sto valutando quale sia l'opzione migliore. Daniele, una domanda su questo? Beh, la domanda non ci puoi svelare, non so, Le dove università? esatto. Sì, ho avuto una proposta dalla Notre Dame di Namur, che è a Belton, a 20 minuti da San Francisco. Sì. Un'altra viene dalla Southern University, non mi ricordo l'altro pezzettino, che è di Baton Rouge in Louisiana. La terza è la BEU delle Hawaii, all'AIE, che è nel nord delle Hawaii. Quindi ho tre signore proposte, non mi posso proprio lamentare. Tanta invidia. Eh? Tanta invidia, insomma. La terza meta. È una terza meta che molte mie amiche spingono: ma vai alle Hawaii, ma vai alle Hawaii, ma vai alle Hawaii. Oh, Anche sì, la prima non è anche la male, prima non è male, assolutamente no. Adesso, insieme a questi, appunto, lo staff tecnico dell'università, sto valutando quale possa essere l'opzione più vantaggiosa per me, perché sai, viver là, non aver tempo per trovare un lavoro, insomma. La borsa di studio è importante per poter frequentare l'università là. Quindi vediamo. ma quindi nel caso in cui Collecchio dovesse andare in campionato, Greta non ci sarebbe. Questo purtroppo è una domanda a cui non so ancora rispondere, per il fatto che non so ancora che università frequentare. Ah, A volte ok. si può chiedere un permesso se è di breve durata, cioè 2 settimane, di poter arrivarla più tardi, perché comunque i professori, sapendo che fai parte di un gruppo sportivo, non so bene spiegarti come, cioè Non è sono come più in Italia, morbidi, no, esattamente, però sono più poi. morbidi a riguardo. Sì, perché fondamentalmente lì, se qua è lo sport che gira intorno allo studio, lì possiamo dire che è lo studio che gira intorno allo sport. Quindi, non lo so, e se andassimo avanti, pregherò in ginocchio chiunque sarà il mio futuro allenatore americano di lasciarmi arrivare più tardi. No, non me lo posso perdere un accesso ai playoff di ESL, nel caso capitasse. Certo, ma come la vedi questa nuova stagione? Prima parlando del Collecchio e poi dopo in secondo come campionato, visto che sono mantenuti due gironi, e Sì, quindi sì, sì, la sì. Esattamente, struttura è pressoché identica principalmente a quella della passata stagione. guarda, non so ancora bene come sia la formula, ma credo che l'intergirone sia stato tolto. Comunque, a livello di collecchio sono molto positiva, nel senso che grazie all'esperienza dell'anno scorso siamo maturate tanto, della serie sappiamo chi abbiamo contro, che squadra abbiamo contro, che giocatore abbiamo contro, che tipo di gioco c'è. Quindi abbiamo lavorato tanto su questo, stiamo lavorando tanto su questo, abbiamo iniziato ad ottobre, il 7 ottobre, a lavorare tutte insieme come squadra, in modo tale che con calma si potesse lavorare su ogni piccolo gesto tecnico, e credo che questo sia veramente vantaggioso per poter fare questo campionato di ESL. Sono molto positiva anche perché vedo che la nostra squadra è veramente determinata a non dire: ok, siamo le nuove arrivate, a dire: possiamo guadagnarci un posto in finale. Adesso forse sembra esagerato, però vedo tanta grinta dalle mie compagne di squadra, e è la cosa più bella che posso dire. È un gruppo affiatato, non siamo la squadra perfetta e non credo che esista, però sono veramente felice ed orgogliosa di essere parte di questa squadra, per come lavora, per le persone che ne fanno parte. Siamo proprio un bel gruppo.
un gran bel gruppo che sta lavorando veramente bene, sono certa che otterremo dei grandi risultati da questa stagione. Una curiosità, Greta, le offerte che ti sono pervenute sono state, diciamo, ti sono arrivate in base alla stagione che hai fatto a Pensacola? Perché io vedevo, Allora, dimmi. secondo le statistiche, da partente, 7 vinte, 3, 11 da partente, 7 vinte e una sola persa. 2,30 Sì. di era, quindi hai fatto Sì. una signora esperienza. Sì, devo dire che mi sono stupita di me stessa, che tutto è partito, che io arrivavo lì e mi sentivo molto inferiore rispetto alle altre lanciatrici. E forse è stato questo a farmi dire, ok, io voglio giocare. Cioè, non mi importa come, ma io mi sono fatta veramente un mazzo così per poter entrare, per poter far vedere che valgo qualcosa. Devo dire che devo ringraziare tanto anche l'allenatrice che mi ha dato l'opportunità di farle vedere quel che valgo e quel che so fare. E devo ammettere che mi sono stupita anch'io di come ho lavorato là, di come sono andata a finire le partite. Purtroppo un infortunio al gomito mi ha fermato troppo presto, però non mi posso lamentare della stagione che ho fatto là. E ovviamente questo ha aiutato a farmi arrivare queste richieste. Ovviamente sono stata io la prima a mandarle mail perché essendo queste università di NCAA, poverini, è un po' difficile che stiano a guardare tutti i giocatori degli Stati Uniti. Esistono programmi apposta dell'NCAA in modo tale che tu ti possa iscrivere e i coach mano a mano vadano a leggere i tuoi nomi. Oppure ti lasciano le mail e tu puoi contattare. Io ho preso un tot di mail, ho mandato i miei video, il mio video dove mostro il lancio, la battuta, la difesa, la corsa sulle basi, più le mie statistiche, più i miei voti scolastici dell'università, scusatemi, del college e delle superiori. Queste qui sono. Ah, mi sono scordata che ce n'è una quarta. Si chiama San Leo in Florida, San Leo University in Florida. Che però è già escluso perché se ci sei già stato e quindi ce No, l'ha no, sempre. no, 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 non ho escluso per quello. Proprio mi è passato dalla testa perché diciamo che vedendo le statistiche delle altre squadre, vedendo le statistiche di questa San Leo University, ho detto vabbè, accantoniamo un attimino e Potrebbero vediamo di ascoltarti cercare. in questo istante, Ma occhio. io mi auguro veramente che non sappiano neanche una parola di italiano. No, l'unico che potrebbe sapere qualcosa di italiano è questo allenatore della San Francisco Notre Dame de Namur University, perché suo fratello mi ha detto che vive e lavora a Bologna e quindi magari lui qualche parolina la può capire, può estrapolare qualcosa da tutto questo discorso. Ecco perché parlo molto veloce, giusto Giusto. per non far capire. Una tattica vincente, speriamo, insomma. Speriamo, anche perché sennò mi sono giocata l'accesso agli Stati Uniti. Eh sì. Andare a Pensacola, hai mai visto i Blue Waikos? No, e mi ritengo assolutamente ignorante in materia, illuminami. Doppio A di Cincinnati Reds. Mi dispiace, ma io proprio non li ho visti. Se mi chiedi della spiaggia di Pensacola, ti dico tutto, ma Beh, del è anche resto. giusto. Infatti io, quando ci andremo a salutare, sicuramente la prossima volta faremo il collegamento tipo spiaggia alle Hawaii e ci faremo di invidia a tutti, perché vogliamo Guarda, un collegamento del genere. E mi piace molto forse questa idea, mi piace molto. chiedi aiuto, ma ne che vada a qualche amico più esperto di tecnologia. Ma io mi auguro di iniziare a imparare qualcosina in più, cioè, Chissà. siamo nel 2014, devo mettere a posto questa relazione col computer, devo fare qualcosa e lo farò. Buoni propositi del 2014. Io ho altre due domande da fare a Greta. Dimmi pure. La prima, insomma, hai parlato prima, hai citato la manager nazionale italiana di softball. Greta ha come obiettivi quello di andare a giocare in nazionale o di puntare a una chiamata in azzurro, visto che ci sono anche gli europei quest'anno? E seconda cosa, cosa ci si aspetta della stagione di Greta? Cosa ti aspetti della tua stagione nel 2014? Guarda,
Io sicuramente punto alla maglietta della nazionale e credo che chiunque all'interno della ISL, chiunque all'interno del mondo del softball punti dentro di sé ad arrivare a un giorno in nazionale. Sto lavorando tanto, voglio lavorare ancora di più e se sarò all'altezza, chi lo sa, magari la chiamata ci starà. Io per ora penso solo a fare il mio lavoro, poi quel che arriverà, se deve succedere, succederà. Non mi soffermo troppo a pensarci. Per il 2014, personalmente, mi auguro di fare una stagione migliore dell'anno scorso, perché purtroppo non è stata proprio delle migliori. Sarà stato il fatto che sono stata ferma per l'infortunio, il livello era tutto un altro, non lo so, o semplicemente io non ero ancora all'altezza, ci mancherebbe. Però per il lavoro che sto facendo con la mia squadra, per il lavoro che sto facendo personalmente, mi auguro davvero di togliermi delle soddisfazioni, che siano in azzurro, che siano nel campionato. Se sono in entrambe, ancora meglio. Meglio una Grete nazionale o il collegio in finale dell'Italian Softball League? Non si fanno queste domande, però. È Domanda quasi cattiva, insomma. molto cattiva. Guarda, non mi piace pensare solo a me stessa, poi per il lavoro, per l'attaccamento con la mia squadra, preferisco la mia squadra ai playoff, che me è vestita d'azzurro. Dentro mi rode doverlo dire un pochino, perché sai, sono obiettivi che ognuno cerca di ottenere, però. Però comunque non è che una non chiamata possa in No, ci qualche modo possa mancherebbe. precludere il futuro, quindi può essere che qui. No, assolutamente, assolutamente. No, ma infatti, guarda, prima scherzavo, piuttosto che la maglia della nazionale, preferisco davvero che il collegio arrivi in finale playoff, togliersi questa bella soddisfazione per il semplice fatto che stiamo lavorando veramente duramente, veramente tanto, bene, di qualità, quindi sarebbe veramente il coronamento dell'anno 2014-2013. Io benissimo, io ho un'ultima domanda prima di lasciare andare Greta che è stata così gentile da No, essere ospite. grazie a voi. Ti senti più lanciatrice o terza base? Guarda, questa è una bella domanda, nel senso che non ho mai avuto una preferenza, a me quello che importa, ed è sempre importante, è giocare, mi possono mettere ovunque, ma basta che io sia in campo. Quindi esterno anche come all'inizio. Esattamente, guarda, guarda, esattamente, ti dico, all'Europeo del 2010 a Vienna ho giocato come esterno ed ero la persona più felice del mondo, perché essere alla finale europeo con la maglia della nazionale, essere in campo. Cosa si vuole di più? A me basta giocare davvero e soprattutto voglio essere disponibile per la squadra, non dire no, io sono solo lanciatore, no, io sono solo terza base, se c'è bisogno gioco dove c'è bisogno. Poi avendo la possibilità di lavorare bene sia in un ruolo che nell'altro, no davvero, non ho questa preferenza. Complimenti Greta, perché questa è indubbiamente una mentalità vincente. Grazie mille. Parti con un'ottima base. Niente, allora diciamo che possiamo purtroppo chiudere qui, i tempi stringono e non so, Daniele, so che sarai verso diciamo, la città di Greta il 7 marzo per la presentazione del tuo libro. Sì, il 7 marzo cogliamo l'occasione, insomma, per fare un po' di pubblicità al libro, 7 marzo, ore 18:30 circa, presso la libreria Mondadori Eurotorri, presentazione del libro, Baseball e USA Binomio Perfetto, che ripercorre le World Series del 2011, valutando e analizzando anche un po' le differenze che possiamo trovare tra due stati diversi, quello tanto ricco del Texas e quello normale, diciamo, ma lontano dai fasti texani del Missouri, insomma, per chi volesse venire è un'occasione anche per scoprire un mondo nuovo e anche come un ragazzo di 20 anni ha vissuto le sue seconde World Series e le ha espresse appunto in questo libro. Benissimo, come detto, allora possiamo chiudere. Io ricordo che la trasmissione è sempre realizzata in collaborazione con grandeslam.net,
dove appunto abbiamo Daniele quale rappresentante. Grazie Michele come sempre, e poi dopo ovviamente il prossimo collegamento con Grette deve essere d'obbligo alle Hawaii o comunque su una spiaggia, visto che siamo insomma, comunque anche in California dall'altra parte. Che brutto posticino, non è nemmeno quello. Magari dal gol, la prossima la facciamo dal Golden Gate. Ecco, è per far morire di invidia chi ci ascolta. Dopo i tuoi fan diminuiranno dopo questa affermazione. Cosa ci posso fare? No, scherzo. No, guarda, io anzi sponsorizzo molto l'andare negli USA ultimamente. Tanta gente mi è venuta a chiedere com'è, se si può fare. Ho detto, se ci vuoi andare, fallo, perché è un'esperienza veramente da fare. Ho sempre detto, se qualcuno vuole venirmi a trovare una settimana, due, che lo faccia. A me fa solo che piacere, quando sarò là, ovviamente. Talk of the win alle Hawaii, quindi è un invito questo. È un invito ufficiale. Punto, cioè andiamo, talk of the win alle Hawaii, la facciamo tutti con un bel mojito davanti a noi, così non ce ne stanno. Tra l'altro, l'Università delle Hawaii è vicino a una spiaggia in cui è stato girato il film Soul Surfer. Non so se l'avete visto, Soul Surfer, non quello... mi ricordo. Della ragazza che perde il braccio. Sì, ho presente. Ecco, quelle spiagge che vedi nel film sono dove vado io. Però giri il coltello nella piaga e nel frattempo hai già svelato dove andrai perché hai detto dove vado No, io. no, ho scordato di mettere il se, non ho detto Ah, che ecco. io Ok, bene. vado lì. Giuro che appena saprò, appena deciderò, lo renderò pubblico, anzi, lo dirò a voi in esclusiva. Ah, ecco. Ecco, ci piace. Si è salvato Va il calcio bene. d'angolo usando un termine calcistico. A posto, mi sono salvata in Sì, estremis. diciamo così. Benissimo, vi ricordo le pagine Facebook di GrandeSlam.net di Oakland Athletics Italia e io lascio i saluti finali a Greta. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito stasera. Faccio un saluto particolare alle mie compagne di squadra. Non so se hanno avuto il tempo di guardarmi. Spero che non mi ucciderete per quello che ho detto. No, beh, sono stata buona, dai, non ho fatto figuracce perché di solito sono famosa per le mie gaffe. E ringrazio voi per avermi invitato a questa intervista live. Mi ha fatto davvero molto piacere. Grazie a Grazie. te, cogliamo anche l'occasione, Michele, di dire che sarà in differita in versione solamente audio su Radio Arena Sportiva da domani circa, intorno all'ora di pranzo, sarà possibile ascoltarla soltanto, però attraverso i dispositivi mobile, cellulare, iPad, potrebbe essere comodo anche in quel caso. Assolutamente sì, in versione audio su Radio Arena Sportiva, grandeslam.net e sempre nel canale Oakland Athletics Italia, già da questa sera o domani potrete rivedere la puntata per chi se l'è persa. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie.